L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buono lunedì 23 gennaio e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, Bari che esce sconfitto dal tombolato di Cittadella al termine di una partita indegna da parte degli uomini di Colantuono, finisce 2-0 per i Veneti che si sono dimostrati una vera squadra, al contrario dell'armata Brancaleone biancorossa. Intanto clamorose e non positive manovre di mercato spiazzano i tifosi, ma ne parleremo tra poco. Nella puntata di oggi ci occuperemo ovviamente di quanto accaduto sabato, lo faremo con le nostre analisi, le interviste, i nostri ospiti e i vostri immancabili commenti. Vogliamo ascoltare la vostra voce oggi più che mai, perché tra le notizie di mercato e quanto accaduto sabato è importante conoscere l'opinione dei tifosi biancorossi. Bene, iniziamo subito, ma prima vado a salutare come ogni mattina, anche questo lunedì, il nostro Luca Dele Teris. Buongiorno Luca. Buongiorno Nicola, buon inizio settimana, si fa per dire, a te e a tutti i tifosi del Bari all'ascolto. Certo, non un bel inizio di settimana questo qui, sportivamente parlando, come sempre linee aperte per i tifosi del Bari. Come detto, contattateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno, che riguarda ovviamente la partita di sabato. Quello che vi chiediamo è: credete che, alla luce appunto di quanto visto sabato al tombolato, credete che, che questa squadra possa fare ancora bene e possa lottare per la Serie A? E allora è difficile cercare qualcosa di positivo dopo una partita come quella di sabato. Eppure devo essere sincero, io me lo aspettavo la sconfitta, non una prestazione del genere, per un motivo semplice, magari banale direte voi, perché a Bari funziona sempre così: quando c'è un minimo di entusiasmo dovuto ad un acquisto oppure a un risultato positivo precedente, arriva quasi sempre la doccia fredda. È un po' come la storia che col Bari si sbloccano gli attaccanti in crisi. È una costante purtroppo negativa della nostra storia. Ma tralasciando questi aspetti e volendo insomma appigliarsi a qualcosa di positivo che comunque possa giustificare lo scempio di sabato pomeriggio, io spero insomma che tutto sia dovuto anche ai richiami di preparazione fatti in questi 20 giorni, che magari la squadra fosse un po' sulle gambe. Cerco di pensare a questo, perché veramente non saprei come giustificare quanto visto sabato, fermo restando che al di là delle gambe che non giravano, anche la testa, molta gente non c'era con la testa sabato, perché si sono visti errori di concentrazione veramente a dir poco allarmanti. E poi la cosa che più preoccupa secondo me è le smandate in difesa, perché era proprio quello il reparto che Colantuono aveva registrato con il suo arrivo, ma abbiamo visto degli errori, delle topiche che veramente la Jalapas potrebbe farci puntate per un mese, perché tra lisci del portiere, malintesi dei difensori, errori di posizione, veramente fase difensiva a dir poco inguardabile. Intanto, come detto in apertura di trasmissione, per quanto riguarda il calciomercato giungono notizie non positive, ma tra un po' le commenteremo, perché c'è subito un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto non capire. Ciao, buongiorno, sono Beppe da Bari. Ciao Beppe. Senti, per me gli errori sono la base, nel senso che noi in 3 anni abbiamo fatto 3 campagne acquisti, sia quella estiva che quella di gennaio. Quindi già in base di partenza è questo, perché ovviamente noi in 3 anni abbiamo avuto sempre squadre che hanno comunque sono stati fra i primi posti, non fra i primi 2 o 3, però comunque non stavamo giù in classifica. Errato, sbagliatissimo cambiare, rinnovare così tanto. Anche quest'anno il caro Sogliano ci ha già preso 4-5 elementi che, tra parentesi, non vedo che non possano servire tantissimo, escluso Floro Flores, che magari è un attaccante, anche se è datato la sua data di nascita, cioè abbastanza vecchiotto per il campionato, però possa dare qualcosa in più alla squadra. Quello che serve a Bari è un pensatore a centrocampo. Diciamo che l'età dei calciatori e il rinnovare, rivoluzionare sempre le squadre, secondo me
è uno dei deleterio. Va bene, grazie Beppe, continua a seguirci, buona giornata. Dicevamo, notizia dell'ultima ora che riguarda il calciomercato in uscita: Bari che avrebbe perfezionato il passaggio di Castrovilli e Scalera alla Fiorentina. Più tardi, nella finestra dedicata al calciomercato, approfondiremo il tutto con i dettagli dell'operazione. Sono dettagli molto molto importanti. Luca, notizia che diciamo che era nell'aria, però lascia un po' l'amaro in bocca. Ma una notizia negativa, più che altro perché probabilmente questo era il primo anno in cui si incominciavano a intravedere delle caratteristiche importanti anche in prima squadra per questi due calciatori. Parlo soprattutto per Scalera, che è stato sicuramente più positivo per le gare in cui, nelle gare in cui è stato chiamato in causa in assenza di Sabelli e Cassani. Quindi è una notizia che insomma fa sorcere un po' il naso, considerando anche la giovane età dei due calciatori, il fatto che siano comunque due calciatori nel giro della nazionale stimati a livello nazionale, su cui il Bari avrebbe dovuto costruire necessariamente il proprio futuro, anche perché chiaramente non abbiamo ancora parlato di cifre, però sì, tra un po' parleremo. È chiaro, allora, che sono operazioni che in futuro avresti potuto fare a livelli più alti. Io dico soltanto una cosa: questa operazione ci fa capire due cose. Uno, che davanti ad un'offerta, perché parliamo di offerte importanti dalla Serie A, difficile che una squadra di Serie B possa tirarsi indietro, e ripeto, dopo parleremo delle cifre. D'altra parte però ci fa capire che questa società comunque sia viene da una situazione ereditata, difficile, i debiti, la gestione paparesa, tutto quello che vogliamo, però questa operazione ci fa anche capire come non ci sia questa grandissima disponibilità, ma questo lo sapevamo, e quindi si deve ricorrere a questo genere di operazioni per andare avanti, perché bisogna anche pensare all'eventualità che l'anno prossimo ci sia ancora la Serie B, e quindi bisognerà fare di necessità virtù. Quindi da un lato un'operazione che ci può stare, perché noi siamo comunque una squadra di Serie B, se ti arriva un'offerta importante dalla Serie A devi accettare. Però dall'altra ti fa capire che siamo una società ancora di medio-basso livello dal punto di vista economico, e che quindi dobbiamo fare di necessità virtù, e questo lascia un po' l'amaro in bocca, perché ci fa capire come la realtà di Bari è ancora una realtà di una società medio-piccola, e questo sicuramente non fa bene. Diciamo che dal punto di vista razionale è un'operazione che potrei anche comprendere, però dal punto di vista emotivo è un'operazione che devo ammettere ieri mi ha scosso in negativo, mi ha lasciato molto perplesso e mi ha lasciato molto l'amaro in bocca, ma non tanto per il valore dei calciatori, perché è tutto da valutare, tutto da verificare, perché mi fa capire che comunque sia dietro non c'è questa grandissima solidità, e questo mi fa un po' paura. Insomma, non sono rimasto molto colpito favorevolmente da questa operazione, però più tardi, ripeto, ne parleremo in maniera approfondita. Ora trasferiamoci sul forum di orgogliobarese.it per tastare un po' l'umore della tifoseria biancorossa sul web dopo la brutta sconfitta di Cittadella. Leggiamo qualche commento. C'è l'utente Donda22 che dice: siamo l'unica squadra al mondo che gioca con il 4-3-3 e attacca, se tutto va bene, in due uomini. 4-3-3, due uomini, gli allenatori si rivolterebbero nella tomba. Mentre l'utente Colco dice: troppa supponenza e leggerezza, e speriamo che il mister ci dimostri qualcosa, perché cominciano ad essere tante le partite giocate in maniera abulica. Basta con questo 4-3-3, perché mancano gli interpreti. L'utente H3N, onore al Cittadella che ha fatto una bella prestazione, a noi è mancato l'agonismo di Tonucci in difesa e in attacco Brienza non ha illuminato, concordo. L'utente SV22, sinceramente sicuramente il richiamo di preparazione ha influito molto, a me sembra come se abbiano fatto proprio la preparazione estiva, e potrebbe anche essere, visto che fino alla sosta molti non duravano più di 50 minuti. L'utente Magico Bari: abbiamo approcciato come troppo spesso ci capita in trasferta male la partita, difesa veramente oscena di Cesare inizia a diventare insopportabile, sia come gioca sia per quanto gesticola. De Luca, come al solito, inutile. Infine Mazzigol 82, l'utente Mazzigol: spero e voglio credere che la sconfitta di oggi tolga gli ultimi dubbi circa i 3-4 giocatori che non devono fare più parte di questa squadra. E restando in tema di singoli, andiamo a vedere quali giocatori sono stati salvati dagli utenti di orgogliobarese.it, che dopo ogni gara, come ogni dopo gara, hanno votato i migliori in campo tramite il sondaggio online sul nostro forum. Allora Luca, ci sono tre calciatori che si salvano oppure no?
Sì, ci sono Mikai, Floro Flores e Parigini, che sono i calciatori più votati, insomma, che tutto sommato Mikai, fin quando ha potuto, ha tenuto in piedi in vita il Bari. Floro Flores comunque ha avuto un approccio positivo alla gara, colpendo il palo alla prima palla toccata. Mi è piaciuto un po' meno Parigini, bene a sprazzi, però ha bisogno, secondo me, di ritrovare la sua facilità di corsa, e deve cercare, insomma, anche in qualche occasione la giocata più semplice, senza, insomma, cercare sempre comunque il dribbling. Beh, sì, concordo veramente, generalizzando un po' il discorso, ne salvo veramente pochi. Molti parlano di buona prestazione di Maček, sì, considerando che era la prima nel campionato, un campionato professionistico, sì, però mi aspetterei qualcosina di più. Però veramente tanti errori. Per quanto riguarda i peggiori, io veramente prestazioni inguardabili, oltre che di Cesare, che faceva delle uscite scriteriate lasciando Capradossi da solo. Lo stesso Capradossi è autore di una prestazione pessima, e poi ci metto anche Fedele che, non so, sembra una fase involutiva molto molto preoccupante. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito. I Good, gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita troverete sempre prodotti surgelati di prima scelta, ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione, oltre a una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché i Good non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la i Good Fidelity Card presso i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. I Good Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare sempre aggiornati su tutte le nostre promozioni e scoprire nuove ricette. Trova il punto vendita più vicino su www.igoodsurgelati.it. I Good Surgelati, i buoni siamo noi. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, rieccoci, vi ricordo il quesito Geno: credete ancora in questa squadra e nella possibilità che possa lottare per la Serie A? Tantissimi messaggi. Buongiorno ragazzi, io non ci credo al carico di lavoro, i giocatori non possono diventare all'improvviso dei brocchi, si è rotto qualcosa negli spogliatoi, causa secondo me Maček titolare, cioè l'ultimo arrivato. Mi sa che questo radioascoltatore non l'ha buttata lì casualmente, ma sorvoliamo su questo aspetto. Sono vergognosi, non troviamo scuse, hanno dimostrato in passato di non essere una squadra, è un fallimento totale, compreso questo allenatore, subito via Maniero, Cassani, Di Cesare, De Luca e Fedele. Secondo me è sempre infedele, guardate il secondo gol. Questo lo scrive Giovanni da Rosseto. Ragazzi, ora non ci accaniamo troppo, insomma, Fedele ci ha salvato la situazione parecchie volte. Per andare in Serie A bisogna cambiare l'atteggiamento, lavoro, sacrificio, umiltà e motivazioni devono essere la nostra arma. Non vedo niente di tutto questo, lo scrive Boris. Poi Alessandro: speriamo che quello che abbiamo visto sabato non sia il vero Bari, credo che i carichi di lavoro abbiano influito. Per quanto riguarda la cessione di Castrovilli, caro Sogliano, adesso prendiamoci Di Gennaro e Donnarumma, per Scalera non ci voglio credere, sarebbe assurdo. Un altro messaggio, poi andiamo avanti. Precisazione su Di Cesare: mercoledì era a letto con influenza, non stava bene. Sì, sappiamo che Di Cesare, così come Dumbia, se non sbaglio, hanno avuto l'influenza, però certe cose da Di Cesare le vediamo un po' da parecchio tempo. Questo modo di giocare abbastanza incomprensibile, queste uscite alla Beckenbauer che inutili, che lasciano poi la difesa scoperta nel primo tempo. Ho visto delle cose veramente inguardabili. E ora torniamo virtualmente al tombolato di Cittadella per ascoltare le voci dei protagonisti del match. Partiamo dal tecnico del Bari, Stefano Colantuono, ascoltiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky. Tanto non capirai. Beh, ora sai, al di là delle assenze, è una partita che non mi è piaciuta per nulla, non sono molto contento con la squadra, poi parlerò alla ripresa, loro sanno qual è il mio pensiero. Al di là dell'aspetto tattico, dell'aspetto tecnico, di tanti aspetti che coinvolgono poi una partita di calcio, io dico che bisogna cambiare con alcuni atteggiamenti. Noi dobbiamo prendere esempio dal Cittadella. Il campionato di Serie B è questo, ci vuole grande ardore, grande voglia, grande agonismo, associato poi a mezzi tecnici che sicuramente noi in qualche giocatore abbiamo, e allora puoi fare un campionato di un certo tipo, altrimenti diventa molto faticoso.
E ripeto, una partita che se fosse venita a pareggio, perché noi poi abbiamo avuto l'occasione con Floro Flores, anche nel primo tempo potevamo pareggiarla, loro hanno avuto altre occasioni, perché è normale che per cercare di andarla a pareggiare ci siamo molto scoperti. Però al di là di questo, al di là di come sarebbe finita, non mi è piaciuto proprio per niente oggi l'atteggiamento. È la prima volta che succede nelle mie 9 partite di gestione e sicuramente dobbiamo mettere in archivio questo tipo di discorso, altrimenti faremo fatica. È la prima volta che accade. Noi abbiamo fatto di queste prime partite dell'organizzazione, dell'attenzione difensiva, probabilmente la nostra arma migliore, perché avevamo più difficoltà magari a realizzare, ed infatti abbiamo fatto quel percorso di 13 punti in 8 gare proprio basandosi su quella che era la nostra forza, diciamo, difensiva. Oggi a livello difensivo invece abbiamo lavorato molto male. È chiaro che la partita si è messa subito su un binario consono alle caratteristiche poi del Cittadella, perché dopo 10 minuti eravamo in svantaggio e andarla a rimontare devi per forza, gioco forza, ti devi un po' aprire. Loro hanno giocatori fisici, hanno giocatori di grande agonismo, hanno anche dei giocatori tecnici, ed è chiaro che poi il Cittadella ha fatto molto bene, ma il Cittadella comunque è una squadra che è quarta e terza, non è che siamo venuti a giocare contro l'ultima in classifica. Però al di là di questo io dico che l'atteggiamento deve cambiare, l'atteggiamento non può essere questo, dobbiamo ritrovare quello che abbiamo fatto in precedenza, chiaramente poi con i nuovi arrivi cercare di fare qualcosa di più se vorremmo recitare un ruolo da protagonisti in questo girone di ritorno. Ma onestamente non mi aspettavo grandissime cose, perché i ragazzi che abbiamo preso, per esempio Morleo, era tanto tempo che non giocava 90 minuti, lo stesso discorso vale per Parigini, che quest'anno ha giocato poco, un po' anche per Floro, ma Floro poi l'ho fatto entrare in corsa, devo dire che ha approcciato la gara molto bene. È chiaro che questi sono giocatori che devono crescere nel minutaggio, perché in questi primi 6 mesi hanno fatto un po' pochino a livello di punto di minutaggio, e quindi li dobbiamo aspettare, ma possono crescere solo giocando. Quindi sono contento di Macek, che ha fatto la sua partita, è un ragazzo molto interessante, a me piace molto sto giocatore, e quindi ripeto, se noi capiremo bene qual è il bandolo della matassa, sono convinto che potremo fare delle cose interessanti, altrimenti dovremo soffrire fino alla fine. No, gli parlo lunedì, ma ce n'ho delle cose da dire lì. No, parleremo. Io dopo la partita parlo solo con i giornalisti, con la squadra parlo poco, perché a mente, con l'adrenalina ancora in circolo, si rischia di dire anche cose sbagliate. Invece con calma ci dormiamo sopra, poi lunedì faremo due chiacchiere. L'altra radio, bella da ascoltare. Beh, non vorrei essere nei panni dei calciatori quest'oggi quando si ritroveranno davanti con l'Antono, che ne avrà di cose da dire, ma c'è subito un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Ciao, buongiorno, sono Peppino da Iapice. Buongiorno Peppino. Senti, di sabato non ne voglio parlare perché mi vergogno solo, mi sembrava vedere quando c'era Nicola a Bari. Vabbè, due cose. Come mai che quando si infortuna un giocatore al Bari non sappiamo mai che cosa è di verità? Perché Monachello se n'è andato lunedì, martedì, quando se n'è andato, sabato stava già a giocare. Poi l'altra cosa, io non capisco, è possibile che ogni 3-4 sono 3-4 anni che arrivi gennaio e cambiamo 7 giocatori, 6-5 giocatori? Per amalgamarli questi ci vuole tempo. E noi dobbiamo rincorrere. Adesso con quella squadra che abbiamo perso ci sono 8 punti di differenza. Come dobbiamo fare per andare in Serie A? Boh, non lo so. Grazie. Ciao Peppino, grazie a te. Beh, circa Monachello non abbiamo parlato. Monachello, problemi con lo staff medico del Bari. Questa è un'altra notizia che andremo ad approfondire nel corso della settimana. Come sapete, rottura tra la società e lo staff medico. Bari, che a Cittadella si è presentata senza appunto lo staff medico vecchio. Situazione anche questa molto molto complicata, che andremo ad approfondire nei prossimi giorni. Tornando ai protagonisti del match, sicuramente tra i migliori, come abbiamo sentito anche prima, il portiere Mikai. Leggiamo le sue dichiarazioni a fine match: purtroppo è un KO che fa molto male, si trattava di uno scontro diretto, volevamo offrire una grande prestazione a Cittadella, magari tornare alla vittoria in trasferta per rilanciarci. Invece è venuta fuori una prova sballata, abbiamo sofferto troppo, siamo stati lenti anche nella riproposizione offensiva. Non possiamo dire però sempre le stesse cose, se vogliamo ambire a qualcosa di importante dobbiamo trovare continuità, gli avversari non ci aspettano, bisogna alzare il passo. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, Michele ha detto: l'intesa è raggiunta, prolungherò il vincolo con il Bari per i prossimi 3 anni, a breve tutto sarà ufficializzato. Ci sono stati alcuni interessamenti anche di qualche club estero, riferimento al Genk, ma la mia volontà è quella di restare a Bari. Luca, dopo tante notizie non belle, una bella notizia che comunque era nell'aria: Mikai resta a Bari.
Beh sì, questa è diciamo una notizia in, diciamo, in controtendenza rispetto a quelle dette prima, perché Mikai è comunque un calciatore giovane che rappresenta un patrimonio di questa società. Fu molto bravo all'epoca Mangia a portarlo con sé a Bari, avendolo avuto già nelle giovanili del Varese, se non erro. E quindi è un calciatore che il Bari ha preso a parametro zero e adesso insomma rappresenta comunque una risorsa tecnica importante per questa squadra, e magari tra qualche anno potrà rappresentare anche una risorsa importante dal punto di vista economico. Quindi questa è un'operazione sicuramente molto positiva, sperando che non arrivi qualche mega offerta da qualche squadra di Serie A e vendiamo pure Mikai. Questo non è certo. Ma se c'è una squadra e una città che piange, dall'altra parte c'è una piccola realtà come Cittadella che sogna. E allora ascoltiamo le parole del tecnico dei Veneti Venturato, parole raccolte dai nostri amici di Padova Gol. Tanto non capirai. Credo che abbiamo dimostrato che questa è una squadra che ha qualità, io l'ho sempre detto e lo confermo anche oggi, è una squadra che ha dei valori e oggi credo che abbiamo dimostrato in modo concreto contro una squadra forte. Il Bari è una squadra molto forte, una squadra che ha giocatori di grandissima qualità, però siamo riusciti a tenere bene la partita, il possesso della gara con grande equilibrio, abbiamo rischiato il pareggio in un paio di occasioni, su questo sicuramente dobbiamo lavorare con grande attenzione, però credo che la vittoria sia meritata per l'intensità, per il gioco, per la voglia di proporsi, per la grande capacità di vivere la partita su un campo molto molto difficile, perché era molto ghiacciato e non era facile giocare, soprattutto in fase difensiva. Il Bari ad esempio si sta muovendo con grande attenzione sul mercato, e non solo il Bari, quindi sarà un girone di ritorno con tante partite, perché ce ne sono ancora 20 da giocare, grandi possibilità per tutti. È una delle componenti sui quali noi dobbiamo avere la capacità di essere un po' più cinici, un po' più concreti, sia nel chiudere le azioni e soprattutto nel non concedere cose facili. Credo che oggi cose facili non abbiamo concesse, perché la qualità è stata la qualità del Bari a metterci in difficoltà, però credo che noi abbiamo possibilità di migliorarci su questo, abbiamo lavorato molto in queste due settimane su questo aspetto, un po' nell'ultima settimana ci ha un po' penalizzato il tempo, però continueremo a farlo con grande attenzione, perché credo che questa è una squadra che può fare qualcosa in più e noi dobbiamo avere la voglia di provarci. Quando si vince non si notano, si notano meno. Credo che in generale ci sia stato un buon arbitraggio comunque, al di là di queste scelte, che però credo che io voglio imparare a accettarle e pensare di non costruire alibi, ma pensare che la squadra riesca a fare bene, riesca a concretizzare, riesca a prendere meno gol rispetto a quello che abbiamo fatto nel girone d'andata. Io ci tenevo, la squadra ci teneva, la società ci teneva, tutti quanti insieme abbiamo dimostrato di aver fatto una prestazione importante. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, vernice e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Carrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. L'altra radio. Bella da ascoltare. Ed è arrivato il momento dell'approfondimento per analizzare al meglio la partita di sabato a Cittadella, ma non solo, ci affidiamo alla competenza del giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Fabrizio Nitti, presente al Tombolato. Buongiorno Fabrizio e ben ritrovato qui a Tanto non capirai. Ciao Nicola, buongiorno, ben trovati. Ciao Fabrizio. Fabrizio, partiamo dalle ultime notizie. Via Castrovilli e via Scalera. Il tuo pensiero su questa operazione?
E mi verrebbe da dire che l'argenteria è in vendita, in sostanza, no? Sono notizie arrivate proprio nel cuore della serata, insomma, anzi a tarda serata. Sono contento, felice, perché due ragazzi approdano in un club importante quale è la Fiorentina, voglio dire. Dall'altra parte non mi sembra un gesto di una società che ha voglia di puntare sui giovani, di ricostruire qualcosa dall'inizio. Capisco tutte però le esigenze di bilancio che possano essere sorte in quest'ultimo periodo nel quale Gian Caspro ha tenuto il timone di questa società. Però è sempre un peccato, anche perché credo che soprattutto fra i due, soprattutto Scalera, abbia dimostrato nelle partite in cui è stato chiamato in causa di poter essere già un giocatore già tra virgolette fatto per affrontare la Serie B. Un po' meno Castrovilli, che però ha avuto un inizio di stagione molto positivo. Però credo che Scalera, insomma, io oggettivamente ricollego poi il discorso alla partita vista a Cittadella, sì. Tenere in campo gente come Cassani o Morleo, che sono in condizioni diciamo non buone, ecco, giusto per limitare l'aggettivo, Scalera insomma avrebbe giocato ad occhi chiusi in questa squadra. Fabrizio, quello che si stanno chiedendo diversi tifosi, ma me lo sono chiesto anch'io, tu credi che i carichi di lavoro abbiano potuto influire sulla pessima prestazione dei ragazzi di Colantuono sabato? Senti Nicola, la prima risposta che mi viene da dare è che anche il Cittadella ha lavorato nel periodo invernale, voglio dire, quindi diciamo che non è uno svantaggio che solo il Bari può aver colto in sostanza. Non so, io mi aggrappo alla speranza, cioè che magari il Bari in passato non abbia lavorato e che quindi in questo periodo di richiamo atletico sia stato il lavoro così pesante da tenere imballate le gambe. Ma anche Colantuono ha detto che fisicamente la squadra sta bene, lo ha detto a fine della partita, dicendo anche che a tratti, cioè che quasi si stava meglio del Cittadella, prendendo ad esempio una discesa di Fedele negli ultimi minuti. Quindi perfino il tecnico non adopera l'alibi della condizione fisica. Perfetto, quindi questo ci fa sprofondare ancora di più nelle incertezze. Ma Nicola, mi limito alle dichiarazioni del tecnico, non so state lette con attenzione, ma il tecnico non parla di problemi fisici. Fabrizio, dal punto di vista tattico invece ti hanno convinto le scelte di Colantuono? Brienza ai lati di Maniero, scelta giusta secondo te? Perché poi secondo me con l'ingresso di Flores e Maniero che giocava di sponda si è visto qualcosina di meglio. Ma Brienza al lato diciamo dell'attaccante centrale non è una novità. Lo abbiamo già visto qui a Bari giocare in quella posizione e venire un po' più dentro a prendere palla, quindi non è che Colantuono abbia proposto delle novità assolute lì a Cittadella. E la verità è che noi abbiamo affrontato una squadra organizzata dalla A alla Z che ha dato una lezione di gioco, di movimenti e di corsa a una squadra che sul campo non ha gettato praticamente lo straccio di un'idea. Già. Bari che ha schierato tutti i nuovi arrivi, un tuo commento sulle loro prestazioni. Partiamo dal giovane Macek. Io credo che Macek e Perugini siano stati gli unici accanto a Mikai, che se non ci fosse stato insomma il passivo sarebbe stato ben più pesante. Insomma, l'ex Juventino e l'ex del Torino sono stati i migliori in campo assolutamente, perché ma questo ci fa riflettere, sono stati i due più giovani che sono riusciti a tenere corsa contro una squadra che correva, voglio dire, Parigini e Macek hanno avuto la qualità fisica di restare in campo e di giocarsela. E poi chiaramente quando tutto non va si viene travolti dalle vicende, però hanno comunque lasciato intravedere delle ottime qualità. Vi ricordo che siamo in diretta col giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Fabrizio Nitti. Come si è detto, è stata la difesa del reparto che ha commesso più errori sabato, eppure sembrava che Colantuono l'avesse registrato quel reparto. Solo colpa magari l'assenza di Tonucci si è fatta sentire più di tanto, oppure non sarebbe cambiato niente anche con la presenza dell'ex difensore del Cesena?
No, per me non sarebbe cambiato nulla, perché il Bari ha dato la possibilità al Cittadella di confezionare palle gol in quantità, quindi al di là dell'errore individuale, come ad esempio è stato proprio in occasione del primo e del secondo gol, ma il Bari non ha fatto filtro al centrocampo. Il centrocampo del Bari in due su tre elementi era monopasso, è monopasso. Io oggi sulla Gazzetta di oggi ho analizzato anche questo fatto qui. La difesa è stata troppo spesso lasciata in balia del centrocampo del Cittadella. Io non parlerei proprio di difesa disastrosa, io parlerei di fase difensiva che non ha assolutamente funzionato. Fabrizio, tornando al mercato, sono già arrivati diversi tasselli. Cos'altro credi serva a questa squadra e chi credi che arriverà, magari anche alla luce di quanto visto sabato? Io non so i nomi, non so chi arriverà, io so soltanto che questa squadra, se non ci metti dentro un centrocampista, un altro attaccante e forse un difensore, perché non ho ancora capito bene di che si tratta, di cosa stia succedendo a Moras, tanto per fare un nome, se non ci sono questi innesti, io credo che questo Bari non possa recitare un ruolo da protagonista nel girone di ritorno. Ma credo che Colantuono sia convinto nel profondo anche lì di questa cosa. Cosa quando parli di Moras ti riferisci al discorso dell'infortunio o c'è qualche altra cosa che non quadra? No, è un bel po' che Moras è fuori, quindi non lo so se dipende dal vecchio infortunio o meno, quindi io Moras è stato uno dei punti fermi di questa difesa, quindi è un'assenza pesante. Fabrizio, in conclusione, sabato sono cadute anche altre big, penso alle sconfitte del Verona e del Frosinone. Tu credi ancora alle possibilità che il Bari possa lottare per la Serie A, a prescindere da quello che possa riservarci il mercato? Per la Serie A in che senso? Per la Serie A diretta? Lottare per la Serie A, quindi compresi i play-off. Ecco, dobbiamo chiarirci, perché per la Serie A diretta io non credo che il Bari in queste condizioni possa recuperare 10-12 punti alle squadre che ci sono davanti. E credo anche che, ribadisco il concetto, senza un cambio proprio deciso, il Bari di Cittadella farebbe fatica anche a lottare per i play-off. Ma mi aspetto subito una reazione dal Bari in casa contro il Perugia, ecco. Sotto questo aspetto credo che Colantuono non fallirà. Diciamo che quello che più mi ha impressionato lì in Veneto è stata la mancanza di quel sacro furore, di quella voglia, di quella grinta, infatti, che invece è stata una caratteristica del Bari da quando Colantuono lo ha preso in mano. Ed è quello che ci ha un po' gettato, diciamo, nello sconforto, perché non ce l'aspettavamo. Perfetto, io ringrazio il collega giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Fabrizio Nitti, per essere intervenuto. Fabrizio, grazie mille e buon lavoro con la Gazzetta. Buona giornata. Ciao Fabrizio. E allora apriamo la mini finestra di mercato. Oggi il calcio giocato aveva la precedenza. Torniamo ad occuparci di quanto detto all'inizio puntata. Castrovilli, Scalera. Allora, secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto, Castrovilli andrebbe via alla Fiorentina da subito a titolo definitivo, e siamo su una somma che si aggira attorno al 1,5 milioni, qualcosina di meno, quindi Castrovilli via alla Fiorentina, cessione definitiva. Per quanto riguarda Scalera, come sappiamo c'è stato il rinnovo contrattuale. Scalera che andrà alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto, senza ovviamente contro riscatto per il Bari, quindi vale a dire che la Fiorentina potrà dopo un tot periodo di tempo decidere se prendersi il calciatore oppure no, e il Bari non potrà fare niente. E per Scalera la cessione porterebbe nelle casse del Bari una somma superiore a quella di Castrovilli, ci aggiriamo tra il 1,5 milioni e i 2 milioni. Cosa importante, queste due operazioni porterebbero, come detto, abbastanza, parecchi soldi nelle casse societarie del Bari, e questi soldi verrebbero impiegati per l'eventuale, speriamo di no, prossima stagione in Serie B. E quindi ci ricolleghiamo a quello che ho detto ad inizio puntata. Quindi questo ci fa capire come la società, purtroppo, un po' per colpe ereditate, un po' per patrimoni non floridi, debba comunque ricorrere a queste operazioni per andare avanti. Quindi un'operazione che va un po', sappiamo che Gian Casper è un tipo che si vuole subito tutelare e cautelare, quindi magari hanno pensato: se non andiamo in Serie A non abbiamo la disponibilità per fare chissà che cosa, e quindi questi soldi dovrebbero servire a rilanciare, a permettere al Bari di fare un campionato dignitoso il prossimo anno. Leggiamo qualche
qualche altro messaggio giunto in redazione. Buongiorno, sono Antonio. La notizia della cessione dei due ex Primavera accollata da voi mi ha come te spiazzato. D'accordo con la tua disamina, siamo una squadra provinciale. Buongiorno ragazzi, la cessione dei due ragazzi ci fa capire che questa società non ha intenzione di fare programmi a lunga durata, e cioè puntare sui giovani del nostro vivaio. Luca, brevemente al volo, è vero, il discorso programmazione ci sta, però mettiamoci anche dall'altra parte, se ti arrivano quasi 4 milioni per due giovani che alla fine non hanno dimostrato niente, come fai a dir di no? Sì, però il discorso è che lo stesso, penso in questo caso ad Orsolini dell'Ascoli, che comunque sì, diciamo, è emerso in maniera particolare in questo, nel corso di questo campionato. Probabilmente se questi due giovani fossero stati integrati con costanza in prima squadra, fra uno o due anni magari li avresti venduti anche ad una cifra superiore. Quindi sì, si tratta, diciamo, di fare questo tipo anche di valutazione. Diciamo che poi lì diventerebbe una scommessa, perché se magari si rivelano dei flop, che fa? Poi dice, mamma mia, potevo ricavare 4 milioni e non l'ho fatto. Situazioni comunque, ripeto, complicate, che andremo ad approfondire nei prossimi giorni. Ora è il momento della rassegna stampa. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ne faceva accenno prima Fabrizio Nitti. Bari, falsa ripartenza, ma Cittadella sia una salutare lezione. Questo lo scrive appunto Fabrizio Nitti. Per quanto riguarda il mercato, rush finale, la Fiorentina mette le mani su Scalera e Castro Villi. Poi c'è un'intervista di Antonello Raimondo a Beppi Pillon. Pillon tira fuori i punti deboli, difesa lenta, così non va, ma l'attacco è una garanzia. E poi si fa un riferimento al campionato, alle prossime giornate, un mese di tempo per decollare. Questo lo scrive Davide Lattanzi. Cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport, falsa ripartenza, il Bari non segna e in difesa balla. Lo stop di Cittadella ha evidenziato i soliti limiti, SOS mercato per Colantuono, non solo il bomber. Bene, è veramente tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio anche Luca Deleteris. Ciao Luca, domani. Ciao Nicola, domani buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Ringrazio come sempre Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Tanto non capirai, torna domani con una nuova puntata. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.